Ciao ragazzi, benvenuti su provacellulari.it. Questo è il versus che noi oggi andiamo a fare tra il NGM Forward Prime e il Samsung Galaxy S4. Entrambi sono due dispositivi che montano un quad-core, uno da 1,2 GHz, l'altro il S4 da 1,9 GHz, e entrambi hanno una memoria interna di 16 giga, ma la RAM del NGM è da 1 giga, la RAM del Samsung è da 2 GB. Entrambi hanno l'espansione tramite SD, hanno la possibilità di fare foto l'NGM a 8 megapixel, il Samsung a 12 megapixel. E hanno un display da HD per quanto riguarda l'LGM e Full HD per quanto riguarda l'S4. Detto questo, direi di andare a vedere subito sul campo come funzionano. Vi dico subito che dal punto di vista dell'audio nelle chiamate, in ricezione e quant'altro, si comporta entrambi molto bene, non abbiamo notato nessuna particolare pecca o cosa da dover evidenziare. E per quanto riguarda la scrittura e le mail, anche in questo caso funzionano bene entrambi. L'unico pregio che possiamo dare all'NGM è che l'NGM comprende nel suo Forward Prime già la tastiera Swift Key, che secondo noi è, perlomeno secondo me, è la migliore tastiera per Android. Io la uso sempre nelle mie, con i miei telefoni, con i miei dispositivi e sinceramente devo dire che è davvero buono, visto che è a pagamento, già averla all'interno del telefono. Bene, detto questo, allora andrei a vedere un pochino come si comportano i browser. E quindi andrei subito ad aprire il browser, andrei subito su The Verge e vediamo un po' come vanno. Allora, vediamo un po' se siamo già in versione desktop, perché mi dice pagina non disponibile. Si è staccato il wifi? Sì, l'avevo staccato prima, scusatemi. Allora, facciamo ricaricare ora insieme i due telefoni per vedere un pochino come aprono il sito. Ecco, mi sembra di aver schiacciato quasi contemporaneamente. Innanzitutto da questa compagine che stiamo vedendo si può vedere come lo schermo sia più bianco sull'NGM rispetto al Samsung, piccole differenze, ma magari può essere più meglio non si dice, però direi può essere migliore questa situazione quando andiamo a leggere testi neri su sfondo bianco. Per quanto riguarda l'apertura del sito, devo dire che sono stati la rete la stessa, stessa rete wifi, sono stati praticamente rapidi e nello stesso tempo, direi quasi con la stessa tempistica, quindi direi buono. Ecco, qua potete già vedere però una le leggera differenza. Se io vado, ecco, magari questa sarò già caricata. Andiamo su una pagina, riapriamo un'altra pagina e vi faccio vedere quello che intendevo. Che alle volte l'S4 tende ad avere qualche piccolo rallentamento sul browser. Secondo me hanno fatto dei miglioramenti, ma non ancora a livello generale. Vedete come l'NGM risulta essere più fluido e l'S4 risulta essere un po' più, ecco, io sto facendo pinch to zoom. L'S4 invece attualmente non mi sta rispondendo. Ecco quello che dico quando ci sono alcuni. Ecco, ora è tornato a rispondermi. Diciamo che l'S4 alle volte presenta qualche piccolo lag da questo punto di vista. E invece, secondo me, l'NGM ha un browser molto ben ottimizzato, l'abbiamo già parlato molto bene durante la videoprova e a mio giudizio hanno fatto davvero, davvero un ottimo lavoro in NGM da questo punto di vista. Ora direi di andare a vedere in entrambi come funziona il GPS. Vi devo già dire che l'ho testati prima e già li ho testati quando ho fatto la loro recensione, eccetera. Sinceramente, per quanto riguarda l'aggancio ai satelliti, ecco, l'abbiamo, questo non era stato messo ok, ma per quanto riguarda l'aggancio ai satelliti, l'S4 funziona molto meglio. Ora, non vorrei che la diretta mi smentisse, ma
però per correttezza dobbiamo uscire e rientrare perché non avevamo attivato il GPS. Ecco, appena siamo usciti e rientrati, già ha agganciato un satellite e ne vede 21 in 2, ecco 2, e invece il nostro NGM sta ancora cercando di agganciarsi a qualche satellite. Ecco, siamo già agganciati a 7, ad 8 sull'S4. Ve la avvicino per vedere meglio. Già siamo agganciati a 10, a 11, 12. Beh, invece l'NGM, come si può ben vedere, vi avvicino anche questo telefono per vedere meglio, sta ancora cercando di trovare il GPS dal quale agganciarsi. Ecco, finalmente ce l'ha fatta. Ha agganciato 5, 6, 7 satelliti, ma comunque ne vede solo 8, quando invece l'S4 ne vede 14. Beh, sì, il GPS devo dire che funziona molto meglio sull'S4. Devo dire che quando uso il GPS sull'S4 non ho mai avuto particolari problemi. A questo punto, direi allora di andare a vedere la fotocamera. E da questo punto di vista, se secondo noi, dal punto di vista di tastiera e di. Che poi comunque è applicabile anche a pagamento da SwiftKey sull'S4, e dal punto di vista del browser vinceva l'NGM, dal punto di vista invece del GPS l'S4 e dello schermo fondamentalmente dell'S4, poi andremo a parlare anche dello schermo, anche per la fotocamera secondo noi l'S4 ha un passo avanti, non solo per tutte quante le varie funzioni che possono essere attivate, perché alla fine alcune particolarità sono presenti anche nell'NGM, ma anche il fatto di mettere l'occhiolino col quale riprendersi, tante altre particolarità che devo dire hanno un qualcosa in più, e soprattutto c'è una qualità fotografica nettamente superiore dell'S4 rispetto all'NGM. Ora proviamo a mettere a fuoco e scattiamo. Eccoci qua, abbiamo fatto la foto, l'abbiamo scattata, riprendiamola. Questa è come è venuta, devo dire ottima. Mentre ora andiamo a fare la foto con l'NGM. Diciamo di mettere a fuoco e scattiamo. Allora, non è che l'NGM faccia delle brutte foto, anzi, secondo me sono più che buone, però devo dire che quelle dell'S4 sono un filino superiori. Per quanto riguarda i video, poi entrambi fanno dei buoni video, però i Full HD che sono realizzati dalla Samsung, secondo me, sono anche in questo caso superiori. Per quanto riguarda invece la galleria, andrei in galleria e andrei a vedere se c'è. No, qui non c'è perché le abbiamo tolte. Allora andiamo su Dropbox, così in questo modo possiamo vedere le nostre foto di test. Allora, internet, Dropbox, e andiamo nelle nostre foto di test. Bene, invece per quanto riguarda l'NGM sono già all'interno, visto che l'abbiamo testato 2 giorni fa, e direi di partire con una bella foto in entrambi i telefoni. Allora, questa è vabbè, a parte la grandezza superiore dell'S4 dello schermo, questo è come sono definiti, come vengono visualizzate le foto e definiti gli schermi. Vedendole così mi sembra che i colori siano un po' più, come ho anche detto nella recensione, sono un po' più sparati, un po' più, come dire, un po' più colorati, ecco, rispetto un po' forse meno fedeli alla realtà, ecco, rispetto a quelli dell'S4 che invece sono leggermente più sbiaditi, ma non sbiaditi in senso, diciamo, cattivo, ma con una maggiore fedeltà alla realtà, ecco. E andando avanti, diciamo che prendendo per esempio la palette di colori, ora la troveremo anche sull'S4, poi andiamo a vedere anche i video naturalmente. Ecco, questa palette di colori ci fa capire come, andandoli ad avvicinare e vedere insieme, c'è proprio una differenza sulla vivacità dei colori. I colori sono più vivaci
sul NGM, però è pur vero che l'S4 ha varie modalità per andare a modificare queste appunto impostazioni sui colori. Per quanto riguarda i 1080p, invece, direi che non abbiamo alcun tipo di problema su nessuno dei due telefoni. Vengono visualizzati perfettamente senza alcun tipo di problema. Ora, questo è mi streaming sul S4, quindi andiamo a vedere prima come si vede sull'NGM. Benissimo, direi nessun tipo di problema. Ora, attendiamo che il video arrivi anche sull'S4. Sperando che arrivi. Ecco, prima o poi ce la faremo. Strano perché in genere fa abbastanza presto a far partire il video. Forse abbiamo avuto qualche problema. Vediamo un po' se è ancora collegato il telefono. Sì, è ancora collegato. E allora, perché il video non parte? Riproviamo. Eccolo, infatti è partito molto prima, c'è stato qualche problema di rete in precedenza. Beh, che dire, il video anche qui ha problemi di visualizzazione naturalmente, e però lo schermo Full HD sinceramente sembra far vedere un po' meglio la situazione, ma sono davvero piccolezze e l'audio è sicuramente superiore sull'S4, anche se entrambi hanno la posizione dello speaker in questa zona che a me non entusiasma particolarmente, specie quando è poggiato su una superficie assorbente. Detto questo, allora direi di andare a fare un ultimo test, cioè quello di provare Asphalt, che abbiamo scaricato questa volta per chi ha visto la videoprova dell'NGM Forward Prime che abbiamo postato qualche giorno fa, dove c'eravamo, diciamo, tolto la SIM, la micro SD, e quindi non c'erano più i dati di Asphalt 7, che invece questa volta sono presenti perché abbiamo reinserito la SD corretta. E invece andiamo a trovare Asphalt anche sull'S4, da qualche parte sarà. L'avevo messo in giochi, dove sono? Eccoli. Ok, bene. Qui non c'è, allora sarà da qualche altra parte. Eccolo, lo sono riuscito a trovare. L'avevo messo proprio qua fuori, proprio per provarlo. Allora, direi in questo caso di far partire entrambi i giochi con la stessa velocità per vedere anche un po' i tempi di caricamento. Cerchiamo di toccare contemporaneamente il telefono. Quindi partita veloce, proviamo. Ok, annulla. Facciamo scegli contemporaneamente. Ecco, non ce l'ho fatta, andiamo bene. Ecco, come vedete l'NGM ha qualche ritardo in più rispetto al Samsung. Proviamo a fare gara insieme e vediamo chi parte prima. Considerate un secondo che è partito dopo di un secondo l'NGM. Vediamo un po' qual è la differenza di caricamento. Ecco, sull'S4 il gioco è già partito e potremmo già iniziare a correre, ma aspettiamo per vedere un po' quando arriva anche, ecco, è anche arrivato l'NGM. Allora, ci blocchiamo sull'NGM, ci blocchiamo e riprendiamo sull'S4. L'audio è sicuramente più alto sull'S4 rispetto all'NGM, come abbiamo già visto prima nel video. Per quanto riguarda il gioco, naturalmente lo schermo Full HD ci permette una visione sicuramente eccezionale da questo punto di vista, e ci permette anche il telefono di avere un buon controllo dal punto di vista dell'accelerometro e di fluidità del gioco. Bene,
Per quanto riguarda invece l'NGM, andiamo a provarlo subito. Facciamo riprendi, alziamo un po' il volume e diciamo che sull'NGM può essere anche sia un'impressione mia, dato che ho giocato prima all'S4 e quindi ora l'occhio si è abituato su quello, ma mi sembra che ci siano dei micro ritardi, cioè nel senso il gioco mi sembra leggermente meno fluido rispetto all'S4, cioè nel senso comunque è fluido, si gioca bene e tutto, però probabilmente forse per quanto riguarda questa comparativa sicuramente sull'S4 abbiamo una migliore e maggiore fluidità, come anche giusto che sia fondamentalmente. Quindi allora abbiamo di fronte due telefoni quindi che hanno una differenza di prezzo diciamo abbastanza importante. Diciamo che il Samsung si trova ormai sui 5,99-5,49 e l'NGM tra i 3,49 e i 3,99, quindi diciamo che siamo su 200 euro di prezzo per due telefoni entrambi quad core con, vabbè, differenza di cloccaggio e con però ha anche il dual SIM, quindi due SIM contemporaneamente attive sull'NGM Forward Prime. Quindi diciamo che se non avete bisogno, diciamo, dell'esigenza di un dual SIM, allora sinceramente andare a prendere l'NGM non ha molto senso e vi conviene farli per S4 oppure altri telefoni che abbiamo testato che sono ottimi, che potete vedere tra le altre nostre recensioni. Se invece avete bisogno di un dual SIM, devo dire che questo NGM è uno dei migliori che abbia mai provato. Funziona davvero molto bene e siamo rimasti molto soddisfatti dal lavoro fatto da NGM. Vi lascio quindi all'articolo che faremo anche su questo versus sul nostro sito provacivari.it e vi do un'anticipazione: il prossimo video che andremo a fare, il prossimo versus che andremo a fare con NGM sarà quello con un altro telefono dual SIM, secondo noi molto uno dei migliori, se non il migliore, dual SIM che noi abbiamo testato fino ad ora, che è l'Alcatel One Touch 30D, e faremo questo peso tra questi due telefoni proprio per capire quale tra i due consigliare, visto che c'è comunque una differenza di prezzo di 100-150 euro in meno per l'Alcatel, e vedere se ne vale la pena spendere questi 100-150 euro in più per l'NGM o meno. Quindi con questa ultima anticipazione vi lascio e ci vediamo su provacellulari.it. Grazie a tutti.